Devo cantare? Devi sederti. Andiamo. Andiamo dentro. Allora, per noi è un immenso piacere parlare di un libro. Un libro che è difficile da raccontare in uno spazio all'aperto, soprattutto perché è diviso in tre parti. La prima parte parla di un ingresso difficilissimo, un ingresso di un uomo, di un ragazzo, che va a finire in carcere e si ritrova di fronte dei muri, muri difficili da concepire se non si sono mai visti, i muri senza finestre, i muri senza brecce e anche senza porte. E Sandro ha raccontato nel primo capitolo di questo libro, che si divide in tre parti, in una specie di regresso che inizia con un uomo che affronta la sua paura di essere rinchiuso e che prosegue in un'infanzia che si sdoppia. È il momento in cui due bambini confondono le loro identità l'uno nell'altro e devono proteggersi dagli altri, da coloro che li vogliono separare, perché è difficile da capire sia per gli adulti che per coloro che non provano quei sentimenti. E che nel terzo capitolo di questa interessantissima opera diventa un momento di scoperta difficilissima, di una scoperta essenziale, perché sono ed è parte di quel grande insieme di scoperte che possiamo fare soltanto da soli, in cui nessuno ci può dare una mano, in cui nessuno ci può accompagnare. E quindi ecco Sandro, la prima domanda che ti vorrei fare, ed è forse l'unica domanda da fare, ma te ne faremo anche altre, e come hai fatto a raccontare in quel modo la privazione della libertà dentro? L'atteggiamento è stato questo qui, principalmente il desiderio di parlare di quello che, adesso userò una parola brutta, ma insomma, che è l'intento etico, no? Sai, pubblichi un libro per un grande editore, credo sia giusto chiedersi che cosa posso fare io per la società nella quale vivo. E quello era, a me interessava parlare di quella cosa lì, ma come ossessione personale, non avrei potuto parlare di altro. So quelle cose a cui pensi prima di andare a dormire. Ed è stato anche un esorcismo, senz'altro, il confronto, insomma, con la scrittura. A un certo punto all'inizio c'è stata una fase nella quale io ho tentato di sapere, avrei voluto sapere tutto di quello. Tutto. Ho letto tutta la letteratura esistente sul carcere, le lettere. Ho recuperato, però non sarebbe bastato mai per un fenomeno che è oscuro, complesso. E allora ho detto, ma come fare? È una paura questa anche un po' ridicola, un po' infantile, perché la scrittura è uno strumento di indagine straordinario. È come una luce che illumina le cose, come non... Cioè tu quando parli sei stupido confronto a quando scrivi, capito? E allora ho pensato, mandiamo la scrittura lì. Cioè, devi far parlare la scrittura. E sono cose che hanno fatto anche altri. Immaginate gente che scrivendo ha parlato di cose che non sapeva, chi ha visitato posti dove non era mai stato. Incredibile. E io pure da lettore ho letto e sono andato in quel... Non c'ero stato né io né lui. Eppure è un processo di... quasi no, di ipostatizzazione, la scrittura diventa verità.
o diventa una verità con la quale poi tu ti confronti e sovrapponi quella verità a questa, insomma, comincia un percorso che è quello che volevo, un percorso critico, dove non possiamo risolvere quel problema, però ne possiamo parlare. E allora è questo, mandare lì dentro un io narrante che parlava in prima persona. Tra l'altro l'ho spogliato di tutto, perché non volevo che avesse i requisiti di nessuno, che non fossi nemmeno io, perché c'è sempre questa tendenza, no, dall'autore, questa invadenza del... È vero che gli autori hanno un ego sproporzionato, però sennò farebbero probabilmente un altro mestiere. Però insomma di lui non sai niente, proprio perché lui è soltanto uno strumento, è soltanto un ricettore di qualcosa, di quella roba lì, che è presa e messa lì senza che tu debba partecipare di niente, tu non sai che ha fatto. Anzi, alla fine io mi è capitato di rileggere il libro diverse volte in queste occasioni. Alla fine sembra evidente che lui è anche un po' un pretesto narrativo, la sua vicenda è un po' inverosimile. Non quelle delle figure che appaiono, che non sono vere, sono romanzate ovviamente, ma sono riconducibili a una verità. Quindi la scommessa è stata questa qua. E la scrittura, l'arte in genere, voglio dire, io non so esercitare a malapena questa, figurarsi le altre cose, però l'arte può fare questo, ti può dare una nuova e diversa comprensione, se no non serve a un cazzo, hai capito? È pesato. Sì, bellissimo quello che hai detto a proposito del fatto che qualsiasi cosa, anche se raccontata, anche se esplorata con la scrittura, presenta degli enormi abissi di incompletezza. Io, come hai detto, cioè nel primo racconto, diciamo, del libro, del protagonista si sa molto poco, nel secondo racconto del destino dei due protagonisti si sa molto poco, e per quanto riguarda il destino del protagonista del terzo, poi ti farò una domanda più avanti. Quello che ti voglio chiedere adesso è c'è una letteratura che, come hai detto, ci porta in posti dove non siamo mai stati, ma c'è anche una letteratura che costruisce posti che non esistono e li rende reali. A un certo punto qui nel libro, una cosa che continuo a rileggermela da giorni, prima di è una delle più grandi verità sulla letteratura e sull'invenzione che io abbia mai letto, lo dice a proposito di Kafka. Kafka che con la sua scrittura ha decodificato, inventato, reinventato e ampliato completamente il concetto di quello che è il male. Io, visto che il brano è molto breve, vorrei leggerlo perché è bellissimo. Siamo nel cuore del carcere. Il protagonista sta camminando. Mi ritrovai dentro al corridoio. Anzi, era una specie di ballatoio stretto e lungo. L'avevo già visto la notte precedente, deserto. Ora, alla luce del giorno e con le persone, mi sembrò diverso. Forse era meglio di notte. Quel ballatoio aveva qualcosa di ossessivo. Era la riproduzione di una psicosi, di un incubo. Era un luogo paranoico. Non ero sicuro che fosse possibile attribuire al male anche dei canoni architettonici. Eppure quel posto rispettava quei canoni in modo quasi pignolo, come se esistessero. Chiunque l'avesse concepito doveva essere stato un vero esperto del male, oppure doveva essersi documentato per bene sull'argomento. Quel posto dovevano averlo copiato da una pagina di Kafka. Ecco, ora mi pareva di comprendere perché in punto di morte Kafka avesse chiesto al suo amico Max Brod di distruggere i suoi scritti, di impedirne in ogni modo la pubblicazione. Sapeva di aver descritto il male con allucinante evidenza. Aveva capito che quelle sue pagine avrebbero portato a un nuovo livello di comprensione del male, perché era stato proprio lui a spiegarlo. E il male ben spiegato non diventa il bene. Rimane il male ben spiegato. Così, quando Kafka si è reso conto che stava morendo, si deve essere sentito come si sarebbe sentito Enrico Fermi il giorno in cui avrebbe innescato la prima reazione nucleare a catena della storia, e cioè con il desiderio di portarsi tutto quello che sapeva nella tomba. Il carcere che tu hai descritto,
Hai detto di esserti documentato moltissimo. Non è un luogo che effettivamente rispecchia quello che sono le carceri, è un luogo in cui tu hai racchiuso il tuo personaggio per metterlo al cospetto della più assoluta impotenza e della più assoluta solitudine. Non è il carcere. Ovviamente il discorso cioè non ha la pretesa di parlare, tu devi parlare d'altro per arrivare a quello, fai come vuoi, inventati quello che vuoi. È ovvio che la percezione che ha l'autore di qualunque cosa autoriale facciamo è una percezione aumentata per motivi personali, va bene? Immagina quel ritorno di Kafka, questo non stava bene. Eppure la comprensione di quella cosa che ci viene da quelle pagine, immagina l'uomo con la sua solitudine, un impiegato delle assicurazioni che la sera, quello doveva andare a dormire con se stesso, non deve essere stata una bella esperienza, no? Beh. Allora, lascia stare, senza entrare nell'ambito dei giudizi, e lui ci ha restituito, no? In molte delle pagine, no? Adesso qui si fa riferimento a un argomento generico, ma è ovvio che noi ci siamo nutriti della sua aumentata percezione delle cose, ovviamente era una stortura. Quando lui dice che una mattina Gregor Samsa si sveglia mutato in uno scarafaggio, è uno... Ma anche no, cioè tu in quel momento lui ti offre una dilatazione, quelle parole ti offrono una dilatazione, se tu ce vai là, e non è vero niente, non è impossibile svegliarsi una mattina mutati, non è, però se tu stai a questo gioco dell'autore, vai in un posto, che è quel posto dove c'è quello lì che ieri sera è andato, ha mangiato normalmente, ha visto gli amici, la mattina si sveglia. È un posto immaginario e orrendo, no? Dove lui stesso lì manda un uomo rinchiuso, quindi è un incubo che lui descrive. Ecco, questo è il gioco. È ovvio che quell'esercizio ti consente di tornare alla realtà con la memoria di quello, di essere stato lì, di essere andato lì. E secondo me questa è la parte più suggestiva. È il modo più suggestivo in cui la letteratura ci nutre di suggestioni, niente di quello è vero, però stai in campana la mattina quando ti svegli, ti tocchi e dici sono normale, ed è una verità, no? Lui la descrive in quel modo, i libri suoi sono pieni di evidenza allucinante delle cose scritto, vabbè, ovviamente con una maestria senza pari. Quando ho cominciato a scrivere quel lavoro, ovviamente risuonavano, però non si può scrivere come lui, perché lui, a parte che in terza persona è un mostro, e poi ha questa modalità con la quale in tre parole ti porta con, no? Subito, come negli incipi, qualcuno doveva aver calunniato Joseph Key perché un giorno, senza che gli avesse fatto una, fu arrestato. È come cadere in un tombino. È come camminare per strada e cadere in un tombino aperto. E tu dici, mo io volevo leggere un libro innocuo, non ci stanno libri innocui, devi buttare. Un libro innocuo, buttalo. E lui fa questo, insomma, in quel riscontro il lettore, e qui magari ci sono anche delle suggestioni personali dell'autore, ripensa a quello, ripensa a quei giorni nei quali sei stato a casa e invece grazie alla letteratura e alla lettura magari hai esplorato posti e luoghi e circostanze come queste qua, dove, attenzione, lì c'erano, come qui, c'erano gli uomini, non è che lui parla di marziani, cioè lui è l'intento tutto è di parlare di cose che pertengono alla vita degli uomini, perché a me del resto mi interessa meno, diciamo, quindi ecco, un libro che parla dell'uomo all'uomo, per consentire all'uomo, ma che poi, raga, secondo me è proprio la funzione della letteratura che conta. La letteratura che conta è quella che ci aumenta. Cioè io ho letto il libro, ne devo avere un vantaggio economico. Economico. Cioè valutabile nel fatto che so, quando finisco di leggere il libro devo essere meglio di prima.
perché mi ha consentito una riflessione, mi ha consentito, come in questo caso, il problema del carcere non lo abbiamo risolto, ma assolutamente, però ne abbiamo parlato, capito? E tu ne sai, ti sei formato un'opinione che prima non avevi, non la penso come te, tanta gente lo ha fatto, mi hanno detto guarda non è così, il carcere non è questo, io ho detto ma io non ti ho detto che... E si ingenera quel dibattito per cui poi non solo noi, lui, siamo tanti e se ne parla. Si va in un posto con la letteratura, poi devi tornare, questo percorso è quello che ci nutre. Ma prima di tutto devo dire che sono, cioè, non sono belle parole, sono parole bellissime, secondo me te lo devo dire, e non voglio fare una marchetta, ma è vero. E poi voglio dire un'altra cosa, che c'è questo nel libro di Sandro, c'è l'atmosfera di una crescita come dicevi che emerge continuamente, ma è una crescita in solitudine, ed è una crescita in solitudine che tu m'è fatta dalla paura, cioè dalla paura di essere soli, e questi momenti di crescita che non possono che essere così, momenti in solitudine, sono descritti in modo dignitosissimo da una frase a un certo punto. Non è vero che si cresce lentamente e armoniosamente, si cresce tutto insieme, in un giorno, in un'ora. Questa è la storia, dici e scrivi. E poi dici che la pratica ha una netta superiorità sulla teoria, che le cose vanno vissute, e vanno vissute da soli, perché è l'unico modo per capirle. E poi ti riaffacci su Kafka a un certo punto, quando Luciano ci legge lo stralcio, ed entri appunto in quella struttura straordinaria e terribile del manicomio degli esseri umani. Mi spieghi perché hai scelto proprio queste vite? Perché hai scelto di farci entrare? È vero, sì, ci sono le storie che hai raccontato, ed è vero, non per forza devono essere verosimili, ed è vero, non le avrei vissute, ma io sento che c'è molto altro dietro, c'è un'idea che tu hai di umanità, che riesci a fondere con l'idea che hai di letteratura, come dicevi prima, la letteratura è verità. Ma quanto ci sei riuscito? Diciamo onestà. Onestà, infatti. Cioè, anche se dici, la mia verità è la mia onestà. Esatto. Ma secondo te quanto ci sei riuscito? Sono curioso, veramente. Fondamentalmente c'ho una certa età. Allora, la sensazione era un po' questa, che ci fosse nella società una scissione, no, molto manichea, il bene, il male. Io non sono un moralista, per cui ritengo che si possa sbagliare e ritengo pure che chi abbia sbagliato e ha danneggiato con i propri comportamenti la società nella quale vive è giusto che paghi. Però improvvisamente mi è sembrato già all'interno della mia vita che la questione del carcere, cioè il carcere come idea, si sia molto allontanato dalla percezione reale che ne ha la società contemporanea. Io da ragazzo, un po' perché le carceri stesse sono, adesso sono lontane, adesso costruiscono carceri in periferia, spesso anche fuori dal comune, no? Magari di una grande città, noi abbiamo il carcere cittadino. E insomma, una volta il rapporto col carcere era, secondo me, il carcere era una cosa più familiare, un po' perché sbagliare è una cosa normale, e mi ricollego a quello: sbaglia chi fa, chi non fa un cazzo sicuramente non gli succede. E quella era, insomma, la soluzione più dura, più complessa, e c'era tutto un però era qui. E io da ragazzino non mi sono sentito così lontano dal carcere come potrebbe esserlo mia figlia oggi. Per questi è una dimensione, cioè è una cosa che non li riguarda, secondo me. Soprattutto io credo che andare in carcere non sia una cosa così peregrina, voglio dire,
può succedere di fare una stronzata, e mi è sembrato a un certo punto che invece proprio questa cosa, questo mondo si fosse allontanato tantissimo da qua, e che improvvisamente la gente si sentisse al riparo da una cosa che riguarda tutti, perché la società nella quale viviamo ha un impianto legale mostruoso, monumentale, codici di leggi impressionanti, insomma spesso uno si trova ad aver violato delle leggi delle quali magari non conosceva nemmeno, e senza entrare nella, per carità, la democrazia è un esperimento che ci ha dato probabilmente il migliore dei mondi possibile, sono d'accordo, tutto bene, però ci sono delle controindicazioni. Una di queste, la televisione, per esempio. La televisione, come vedi, lì è una delle madri, no? della divulgazione di un certo sistema di sviluppo. Se ne offre una lettura con questa sociologia così da bar, no? Nella quale lui dice: adesso capisci, cioè, la televisione è una cosa da detenuti, perché se state bene non la dovreste guardare, dovreste vedere che ha un linguaggio, no? Tra l'altro di grande violenza, perché ha una cifra la televisione per la quale anche quando prende un argomento lo ritraduce e te lo restituisce in una modalità che non è quella di quell'argomento, ma è quella di quel linguaggio. Cioè quando ti fa vedere anche immagine di una guerra, ti sta facendo vedere un avatar, capito? Non è la... Tu la vedi davvero. E tu te droghi con questa cosa qua, della quale ti convince di avere una comprensione di quell'evento, e invece hai maturato una distanza, capito? Hai guardato un'altra cosa. È come te fanno così, tu guardi là e non vai a vedere. Invece la percezione reale che si è tentato di recuperare nel libro è secondo me la via maestra. E come si fa a spiegare questo? Io ho pensato, ho tentato, e arrivo all'esserci riuscito o meno, questa strada, cioè di mandare una persona che parlasse di cose delle quali siamo più o meno tutti al corrente. Questo è un libro che dice, secondo me, fino a un certo punto, anche quando parla di argomenti che vi hanno colpito perché siete delle persone sensibili, Il libro dice fino a là dove sta il suo filo, il resto del percorso lo devi fare tu. Quando ti dico che lui va lì sotto il muro, tu lo sai quello che lui prova, cioè ti metti in quella circostanza, perché è un libro emotivo, empatico. Allora, la cifra del libro è questo è un libro affettivo, e l'affettività è una cosa, lo dico perché quando fai qualcosa vuoi una divulgazione ampia, grande, universale, o speri che sia così. Io ho pensato di fare questo parlando di cose che riguardano tutti, nelle quali tu potessi dire: attenzione, attenzione, lo so di che stai a parlare molto molto bene, mi è successo anche a me, come nelle circostanze chi non ha avuto un compagno di banco, chi non ha avuto un'opinione, un'esperienza, un parente, lui stesso coinvolto in un'esperienza di detenzione, chi non ha imparato a decimare. Sono cose che sono successe a tutti. Ora, questo mette il lettore in una circostanza di collaborazione con lo scrittore. C'è un patto. Io te dico un po', poi devi uscire dal guscio, tu lo sai di che sto a parlare, tu la sai, quella sensazione che lui descrive. E per evitare che tu riconoscessi in quelle parole esperienze mie personali, non ho parlato di me, ci ho mandato un altro. Io ho scritto questo libro da lettore. L'ho scritto come lo avrei voluto leggere. Allora, ti capita di leggere un libro e dire: è bello, ma non mi piace del tutto. C'è qualcosa, ho capito. Mo scrivo da solo come voglio io, si può fare, lo potete fare tutti, è una cosa che potete fare tutti quanti. E l'ho scritto da lettore. Quindi ho tentato in ogni modo di nascondermi. Quella storia non è la mia storia. Anche io ho rapporti personali con tutti gli argomenti trattati nel libro, va bene? Ma quello lì non sono io. Mi sono messo, diciamo, in una circostanza che... Quindi ecco, ti rispondo. Io ce l'ho messa tutta perché il libro fosse fruibile, comprensibile, perché chiunque se ne potesse impadronire come ho fatto io.
non ho marcato, non ho voluto nessun privilegio perché ne ero l'autore. Io l'ho scritto da lettore. Io mi sono messo da là e ho scritto. E quando ho scritto quelle parole, i miei ricordi, la mia esperienza di quelle cose mi ha spinto qui, no, dalla schiena, e ho detto, pensa, sarebbe bello se succedesse anche a qualcun altro che non conosco. Ci sono state testimonianze belle di persone che mi hanno scritto magari messaggio, mi hanno scritto sulla mail, mi hai spiegato cose che non... Grazie, io persone che non conosco. No, sono molto colpito da queste cose che hai detto, e vorrei fare una piccolissima annotazione. Come te, anche moltissimi degli autori che sono intervenuti in questi nel corso di questi quattro giorni hanno sottolineato qual è il potere supremo del lettore, che è infinitamente più grande rispetto al potere limitato di chi scrive. Quindi la figura del lettore, dello scrittore, che è innanzitutto lettore prima di essere scrittore, è un concetto importantissimo sul quale si riflette però... molto poco, e bisognerebbe, esatto, rifletterci un po' di più. A parte questo, nel tuo libro non c'è soltanto il carcere. Ci sono il primo dei tre racconti si svolge in carcere, il secondo è la storia di due adolescenti che, sì, sconosciuti, si ritrovano il primo giorno di scuola a essere compagni di banco e cominciano a vivere lentamente e a formare una specie di simbiosi che li rende quasi una creatura unica, indivisibile, ma come succede a tutte le simbiosi che si formano, che si formano a una certa età, destinata alla scissione. Sì, a una fisiologia, no? Sì, sì. Cioè quella cosa è non quasi è... una operazione cellulare, ecco, diciamo. Hai visto quando nei passaggi lui lo descrive? Questo non fa di quello una cosa falsa o meno vera. Quella cosa, cazzo, è vera in quel momento lì per sempre. Poi finisce, però. Allora, quando... Una delle cose, secondo me, che a me personalmente da lettore, per me è più convincente, è proprio questa qua, legata a questa logica della scrittura. Cioè questa è una scrittura, secondo me, alla fine, che appartiene non alla lingua parlata, ma a quella pensata, e ai tempi del pensiero. Io ho tentato anche nella porzione grammaticale di restituire questa dinamica, perché il pensiero non ha figure retoriche, il pensiero è la via più breve per quella cosa, il pensiero è la strada più dritta, e anche qua la prosa è asciutta, no? non ha incisi, non ha proposizioni secondarie, non ha i tempi del pensiero. Quando lui va là, vedi un muro, l'avevo visto, no, ma non l'avevo visto, adesso lo vedo meglio, anzi forse lo vedo solo adesso. Questo è pensiero, non è scrittura. Lui restituisce là questa fisiologia. Questa è una parola, cioè io ho tentato, ho cercato una scrittura che avesse un fondamento biologico. È ovvio che ci sono scrittori molto più dotati e bravi e aulici e quello che vuoi, però questa è una scrittura che ha, e secondo me, da lettore, rileggendo, mi convinceva proprio questa tempistica per la quale, sai, quando ci sono quei periodi brevi che si rincorrono, ognuno a suo modo definitivo, ognuno a suo modo una sentenza, ognuno a suo modo una sentenza sbagliata, no? Dove vedi quei tentativi nel quale il pensiero cerca di dire, ah, ho capito, è così. No, non è così, è il contrario. No, non è manco il contrario, è una cosa, è pensare. Cioè, lo devi capire, la verità non esiste, ti ci puoi avvicinare. E lì c'è questa dinamica, e secondo me c'è anche una lettura più subliminale del libro, e io lo trovo convincente in questo. Convincente per questo modo che ha di scandire anche le stronzate, anche una cosa che palesemente non è vera, perché anche quell'ambito in cui lui
ad esempio il passaggio in cui lui descrive il muro, lui dice delle cose, quella non è la verità, quello è quello che lui pensa, però quello che ti convince è il modo in cui lui arriva a quelle considerazioni, ed è un modo in cui no, espleta un bisogno di comprensione. Tu faresti allo stesso modo, non condividi, condividi come lo dice, non quello che dice. A un certo punto smetti forse di cercare la verità, però ti convince l'indagine, dice no, vedi, allora ci sta a pensare, cioè, io non la penso come lui, però avresti fatto esattamente magari gli stessi percorsi, avresti rimbalzato allo stesso modo, pur giungendo a conclusioni ovviamente diverse. E questo perché non c'è una soluzione, no? Noi ci possiamo soltanto provare. E anche là, nella pedagogia del libro, che è quella che hai ricordato Marco, quando dice alla fine non è vero, che c'è tutta questa retorica sulla pedagogica, sulla cosa, la vita è una cosa anche traumatica, va bene, non è che tutti possono, tutti crescono allo stesso modo, tutti empatizzano allo stesso modo con l'ambiente, anche relativamente alla questione del carcere. Io che sono fondamentalmente, sono ignorante come una cosa, però fondamentalmente mi ritengo un darwiniano, io sono convinto che l'ambiente abbia nello sviluppo delle coscienze un'influenza immane, che l'uomo possa essere condizionato dalle circostanze molto più di quanto sia possibile il contrario. E allora quando lui arriva a dire, vedi, in questo momento, in questa esperienza, lui cresce in un'ora, ma o in meno di un'ora, quello ovviamente è un trauma che struttura, no, percorsi singolari. È ovvio che quella è una cosa che però ragazzi, la verità del libro è questa. Cioè, noi viviamo in un tessuto sociale, ma la vita è una cosa personale, singolare, e il percorso è unico. È ovvio che più o meno si arriva, ma la strada però avrai capito che lui lì ti dice, io ho fatto questa strada qui che è diversa da tua, dalla mia, e noi potremmo dire altrettanto. Allora ecco, dillo. È anche secondo me un libro che lascia delle aperture per dire non sono d'accordo, non è vero che è così, adesso ti dico io quella che è, prego, accomoda, dice, se può fa. Sì, che proprio a che fare con la domanda di prima, quando in modo un po' provocatorio ti ho chiesto ci sei riuscito, è proprio questa idea, l'idea che non ti ho risposto perché non ti volevo rispondere, cioè ti volevo dire io ci provo, non so uno che ci riesce, io sono uno che ci prova, e tutto sommato alla fine ti accorgi al termine del percorso che riuscire è forse meno importante di quello che si pensava all'inizio, no? Fondamentale è provarci. Cioè la differenza la fa quell'atteggiamento nel quale tu dici io ci provo. È ovvio che poi ci saranno un miliardo di cose che non vanno bene, manca a me, figuratevi a voi, cioè figurarsi a un lettore. Però quello possiamo fare. Il nostro compito, nel mio caso, in questa circostanza da scrittore, non è riuscire, ma è provarci. Hai detto una parola prima, e credo che sia proprio quella, è la bellissima umiltà di credere che non ci sia una fine e che l'unica cosa da fare sia entrare nel percorso, hai detto percorso. Percorso. Ed è quello, credo che anche Luciano volesse dire questo, il disegno del libro. È esattamente questo qua, è esattamente questo qua. Cioè, quello che dobbiamo tutelare, quello che alla fine si voleva far lampeggiare è il percorso. L'esito ha un'importanza relativa, anche qualora ne avesse avuta una, è una storia piccola, una storia personale che non importa. La strada è comune e collettiva. Tra l'altro, se non va bene, se non ti va bene, si entra in quel circuito per il quale non credi che il carcere sia quello. Perfetto, dimmelo te allora, scrivilo tu. E Sartrano, stiamo qua, parliamo di un altro libro ancora, capito? Diciamo no, perché di uno dei nostri lettori di oggi, che magari un domani si metteranno a scrivere, perché prima Sandro ha detto una cosa bellissima sul potere della lettura e sul bisogno di ripartire dalla lettura in quanto autori più che scrittori. Tu fai lo scrittore, Sandro? Assolutamente no. No. Nel giorno che ti dovessi dire sì, no.
non mi dovesse invitare più. È proprio è questa esigenza di dire con onestà la tua verità di percorso ci ha colpiti tantissimo. E io spero che colpisca anche coloro che non ti hanno letto e che potranno farlo anche a partire da oggi. I libri sono qui accanto. Intanto lo dico perché ci teniamo veramente che lo leggiate. È un modo straordinario. Ora che mi hai spiegato alcune cose, devo dirti che avevo una serie di dubbi sulla costruzione del libro, perché come mi è capitato di notare, c'è questa potenza che decresce, questa voglia di entrare sempre di più, di medesimarsi, di fare introspezione che hai creato, che diventa anche altro. Io mi medesimo nel personaggio del carcere, sono io, entro, sono nel corridoio e con lui vedo anche l'uomo che attraversa ogni giorno il cortile interno in ciabatte, vestaglia e tutti i giorni, ogni giorno, per tutta la durata della sua pena, guarda il muro e non dice niente. Io sono quell'uomo. E hai ragione su una cosa, il discorso del percorso è un'idea che non possiamo che definire filosofica, perché Nuce porta con sé tante incognite, bellissime, difficili, che ci fanno un po' paura, ma che sono necessarie, e che poi dimentichiamo quando ci rivediamo, quando guardiamo il nostro passato più recente, quando dimentichiamo di essere stati bambini. Ecco, ora che mi hai parlato, ci hai parlato, hai risposto a queste nostre domandine, ho capito anche il disegno che c'è dietro e il modo in cui hai cercato di dire la tua verità, e mi è piaciuto ancora di più. Vuoi aggiungere, Luciano, mi devi chiedere? No, vai. Alla fine, guarda che bello adesso col sole così. La parte, il racconto dell'infanzia, tra l'altro, è il mio preferito, perché è scritto, secondo me, con una cifra unica, bello, dritto, secondo me. Però volevo dirvi, pensa alla storia di questo libro, che è una storia meravigliosa, successa a uno che non fa questo mestiere, e che si ritrova, ve lo dicevo stamattina, era a Pordenone, ieri sono stato, insomma, questa società meravigliosa fatta di libri, scrittori, editori, ancora ne esistono alcuni, insomma non molti, ma esistono ancora persone che portano il cognome dell'editore. E io ieri ero lì a Pordenone, ho detto, ma cioè io questi li ho visti solo nella cronaca culturale dei giornali. Ed è invece questa qua, una storia bella, vera, di riscossa, di riscatto, che è basata fondamentalmente su niente che non sia provarci. Provarci, non è vero che pubblicano solo i raccomandazioni, è vero anche quello, attenzione, che c'è stata una malversazione come per tutto, quindi non aprirei nemmeno, però io sono la dimostrazione vivente che non è solo così. Il fatto che comunque ci siano delle logiche, ma chissà perché suonano questi? Ah? Non lo so, non lo seguo il calcio, io non mi interesso di farlo. È la dimostrazione vivente che invece questa cosa è possibile cioè un riscatto vero. Io faccio il cameriere, ma guardate, il lavoro a me mi ha dato serenità, dignità. Serenità nel senso economico, perché io non debbo, cioè non è che se non, i libri si vendono già poco, non si,
però io faccio un altro lavoro, quindi il problema non si pone, il che ti consente anche una libertà diversa nel momento in cui approcci l'opera. Magari c'è un passaggio, cioè, capisci che non è un lavoro prettamente o pienamente commerciale, sti cazzi, pensa, senti che bella parola, sti cazzi. Cioè, tu stai tranquillo, non c'è problema. Cioè, io domani sera io vado a lavorare. E questo ti dà un'altra... Quindi è successo, perché bisogna anche essere fortunati, che nella congiuntura mi sono ritrovato ad essere il prototipo dello scrittore moderno. Quindi uno che lavora, uno che ha fatto un percorso, uno che ha campato. E quindi questa serie di cose improvvisamente mi ha reso... E allora proprio ieri ripensavo a questo, ed è una cosa che vorrei... Quando vado nelle scuole, quando vado nei licei, quando vedo che insomma è passato tanto tempo anche per me, non sono, cioè, al liceo ci vanno i miei figli, quindi e vorrei dirvi, io lo dico ragazzi, un anno fa di tutto questo non c'era niente, non c'era niente. Cioè io sono stato a Mantova, a Gavoi, ieri a Pordenone con un grande festival nell'area del nord-est. Insomma, tutto questo me l'ha dato la scrittura, me l'ha dato la... È vero che sono stato fortunato, però vi dico, anche nella costruzione del lavoro, nel rapporto con l'editore, è ovvio ragazzi, bisogna essere generosi, bisogna dare. Se ti chiudi nelle tue convinzioni, lo scrittore pensa di aver sempre ragione, ed è giusto tra l'altro che lo pensi, però fare un libro è fare una cosa... cioè con altre persone, ovviamente. Quindi quando a un certo punto abbiamo finito, Pierpaolo, abbiamo rotto i coglioni, abbiamo finito, ma stavamo proprio concludendo. Ah, esattamente. E, allora vi dicevo, fare questa cosa anche in quell'ambito di metti avere relazione con competenze, maestranze. Anche là io ho fatto il mio, ho giocato insomma, ho cercato di giocare bene nel mio ruolo, però ovviamente anche lì mi ha pagato il fatto di essere una persona insomma aperta, sono un estroverso, non c'ho... però sono uno che si mette in discussione, è ovvio che quando ti contestano un passaggio te fanno incazzare, normale, e tu ne desideri la morte istantanea, però tu devi prendere il buono di quella cosa, se una persona... che ha degli interessi, che fa un lavoro, che ha una professionalità, che è competente, ti dice che lì in quel passaggio non sei cristallino, ma niente niente può essere vero, tu gli devi sempre di no, Poi magari a casa la notte lo rileggi, dici ma forse allora magari così si è lubrificata un'esperienza che rischiava, che è un'esperienza complessa, nel libro, in un libro lavorano molte maestranze, quindi per me è stata anche una crescita, quindi questo vi restituisco al festival. Questa è una storia vera, bella, che ne prepara altre. Sono contento che vi abbia stimolato delle riflessioni, che è esattamente quello che avrei voluto. Cioè che voi voi la sera così magari prima di andare a dormire o senza dormire affatto, potevate in qualche modo arrivare a una riflessione, a una scrittura voi stessi. Questo è quello che ci dobbiamo reciprocamente, penso, creare dei problemi reciprochi, insomma, reciproci in modo da poter... Io sono a disposizione quindi per questi eventi, se volete scrivermi, se qualcuno ha delle idee in proposito. Detto questo, sta a voi.